Ciao a tutti amici, andiamo a vedere oggi come si effettua la manutenzione dei nostri mulinelli. Vedremo nel particolare uno Shimano Big Bite Runner Long Cast, uno tra i mulinelli più utilizzati da tutti gli appassionati, per cui andremo a vedere come effettuare la manutenzione di questo mulinello, nel particolare smontarlo, lubrificarlo e rimontarlo, con la promessa che nelle volte successive andremo a prendere in esame anche altri tipi di mulinelli, i più utilizzati, così almeno possiamo far vedere a tutti gli amici appassionati appunto come si procede per smontare i nostri gioiellini. Volevo aggiungere che praticamente queste operazioni sono alla portata di tutti, basta avere un po' di manualità e qualche attrezzo, non tantissimi, ne bastano veramente pochi. Quindi andiamo a vedere adesso cosa ci occorre per effettuare al meglio la manutenzione dei nostri mulinelli. Per cui, per effettuare queste operazioni, ci occorrerà una pinza a becco, un giravite con punta piatta, un giravite con punta a croce o a stella, un piccolo pennellino. Se abbiamo anche un kit con varie punte di dimensioni più piccole e svariate, non è indispensabile perché questi due sono più che sufficienti, ma se ce l'abbiamo potrebbero sempre tornarci utili. Del grasso in pasta, dell'olio, normalmente si utilizza anche quello per lubrificare le macchine da cucire o da altri attrezzi. In questo caso io sto usando una bottiglietta che era in una scatola di un mulinello Shimano, quindi a Shimano. Del silicone spray e del grasso sempre spray multiuso per ingranaggi o cuscinetti. Procediamo nel vedere come si smonta, si pulisce e si ingrassa il nostro Shimano Big Bite Runner. Cominciamo con togliere la manopola della frizione. La svitiamo totalmente e estraiamo la bobina. Asportiamo sempre svitando la manopolina qui a vite la manovella. Adesso passiamo ad estrarre il gruppo che troviamo qui, formato, ecco, da una ruotina dentata in teflon più una rondella. Facciamo attenzione perché ci sono anche altre, vedete, una piccola rondellina in acciaio, e riposizioniamole ricordandoci bene l'ordine che le abbiamo smontate, altrimenti poi quando le andiamo a rimontare sarà molto difficile. Andremo ad estrarre in questa maniera tutto questo, diciamo, castello in plastica che serve a non far andare il filo sotto la bobina del mulinello, è una protezione in cui all'interno è posizionato un cuscinetto, come potete vedere. Qui abbiamo un'altra piccola rondella sull'albero principale. All'interno, come potete vedere, c'è un dado che andremo a svitare per permetterci di estrarre tutto il corpo, per dividere il corpo del mulinello dalla parte superiore con una pinza a becco, e ricordiamoci che va sempre svitato dalla parte contraria al normale, nel senso in senso orario, come normalmente avviteremo un qualsiasi tipo di dado.
questo invece in senso orario si svita. Eccolo qui. E andiamo ad estrarre. Andremo adesso a rimuovere l'archetto. Per mezzo di cacciavite a croce. Da questo lato il coperchietto è fissato da una sola vite, come potete vedere. La togliamo e togliamo il coperchietto di protezione. Ecco. All'interno troviamo un fermo in acciaio che ferma questo pignoncino in acciaio ugualmente, che andrà rimosso in questa maniera. Ecco qui il fermo. Il pignoncino. E trasportiamo la parte. Qui troviamo un'altra tipo rondella in teflon che ha degli incastri ben precisi, quindi è impossibile sbagliare al momento che andiamo a rimontarlo. Dalla parte opposta invece, per asportare il coperchietto che copre il sistema di apertura dell'archetto e chiusura, vi sono invece tre viti, una lateralmente e due poste sotto. Andiamo a rimuoverle. E con molta delicatezza, senza forzare troppo, andiamo a aprire il coperchietto. Eccolo qui. Ecco qui, abbiamo il meccanismo di apertura e chiusura dell'archetto, che non è altro che un pistoncino con una molla. Non è necessario rimuoverlo, ma basterà lubrificarlo da qui. È sufficiente, senza togliere tutto. Adesso andiamo a togliere, svitando questa vite, il rullino guidafilo, al cui interno è posizionato un altro piccolo cuscinetto che andrà pulito e lubrificato. Qui con la piccola rondellina in teflon, ecco qui che andiamo uguale, troviamo una serie di rondelle, facciamo attenzione a riposizionarle poi nel modo corretto. Eccolo qui il nostro cuscinetto del rullino guidafilo. Ecco qui, e questa parte è sufficiente che la smontiamo così per essere ben... Vediamo adesso il corpo vero e proprio del mulinello. Cominciamo con il rimuovere questo blocco, che praticamente non è altro che il sistema dell'antiritorno. È circondato da una guarnizione in plastica e è fissato al corpo mulinello per mezzo di queste quattro viti. Andiamo a toglierle.
anche all'interno di questo componente troviamo un cuscinetto di dimensioni molto generose, grande quasi come tutto il componente, che ugualmente andremo a lubrificare prima di rimontarlo. Eccolo qui. Come potete vedere, all'interno c'è il cuscinetto. Qui c'è anche una rondella in ottone. Fate sempre attenzione a queste piccole parti. Come potete vedere, anche nel rimontare questo non si può sbagliare, perché c'è il pezzo ha una sede obbligata, ovvero dove vedete questa scanalatura, perché arriva perfettamente qui. Anche qui non potete sbagliare. Adesso procediamo ad aprire il corpo principale del mugnello. Andremo per prima cosa ad asportare le due viti che bloccano la leva del white runner. Andiamo ad asportare la parte 1 e dalla parte opposta 2. A questo punto dobbiamo rimuovere il blocco che regola l'intensità, cioè la regolazione proprio del sistema white runner. Ci sono 4 viti. Andiamo ad aprire il meccanismo. All'interno troviamo una molla in acciaio. Ecco. Siamo a questo punto. All'interno qui troveremo delle parti uguali che hanno delle sedi obbligate, quindi non possiamo sbagliare anche andandole a rimontare, e che andranno ben lubrificate prima di rimontarle, ingrassate e lubrificate. Eccolo qui. Con un po' di pazienza andiamo a questo punto non ci resta che rimuovere le 4 viti. Qui ovviamente anche qui abbiamo un altro cuscinetto che ugualmente poi andrà ben lubrificato prima di rimontarlo, che è quello dell'albero principale del mugnello.
per aprire il corpo del mulinello non dobbiamo fare altro che rimuovere queste quattro viti. Sono molto semplici e è solo una questione di pazienza, cosa che sicuramente non manca ad ogni buon carpista che si rispetti. Ecco qui. Attenzione nell'aprire il corpo vero e proprio, che eccolo qua. Andiamo a rimuovere quest'altra protezione in plastica e andremo a rimuovere il rotore principale, cuore del nostro mulinello. Uguale, ci sono i due cuscinetti, uno da questo lato e uno da quest'altro, che andranno ben lubrificati prima di essere rimontati. Qui non dovremo smontare altro perché abbiamo gli ingranaggi sufficientemente a vista per essere ingrassati, lubrificati, eventualmente anche puliti se dovessimo trovare qualche piccola impurità, cosa abbastanza improbabile perché questi mulinelli sono chiusi talmente bene che è difficile che ci si vada a depositare qualsivoglia tipo di sporcizia. Infatti vengono utilizzate anche in mare, appunto, sono stati fatti apposta per contrattamenti sia antisalsedine sia per evitare che anche la sabbia ci vada a finire all'interno degli ingranaggi. Adesso vediamo una panoramica di tutti i pezzi come li ho anche disposti una volta smontati. Dopodiché andremo ad ingrassare tutto e a rimontare il tutto. Ecco, come potete vedere, qui ci sono tutti i pezzi del Big Bad Run. Se seguite una disposizione abbastanza ordinata delle varie parti che avete smontato, sicuramente non avrete difficoltà a riassemblare il tutto, mettendo le viti in gruppo, eccetera, eccetera. Questo è quanto. Ecco il nostro Big Bad Run completamente smontato. Andiamo a vedere adesso come lubrificare tutte le varie parti e rimontare il tutto in maniera molto tranquilla. Allora, cominciamo dal corpo principale. Se dobbiamo pulire qualcosa nell'interno, possiamo utilizzare una pezzolina in cotone, quello che vogliamo, per rimuovere le varie impurità. In questo caso lo vedete pulito perché io normalmente faccio la manutenzione ai mulinelli. Per ingrassare andremo a utilizzare il pennellino con il grasso in pasta. Con il pennellino, come potete vedere, andremo a lubrificare le parti. Non è necessario utilizzare grossi quantitativi di grasso, anche perché rimarranno poi all'interno del mulinello. Non è che andiamo a passare un po' ovunque. In questo modo. La sede dove poi sarà posizionato il cuscinetto. Eccola. Prenderemo il rotore principale e andremo ad ingrassare i cuscinetti. Allora, andiamo a riassemblare il tutto riposizionando con calma.
Eccoci qui. Passiamo adesso a rimontare il sistema di regolazione del bike runner. Possiamo utilizzare un po' di olio per andare all'interno del pignone e poi procediamo nel riposizionare sede obbligata, quindi non possiamo sbagliare la molla. E la manopolina del bike runner. Posizioniamo le quattro viti . Andiamo a riposizionare le vette del bike runner. Adesso andiamo ugualmente sempre con il nostro pennello e un po' di grasso a ingrassare un po' l'interno della sede del pignone dove andrà poi posizionato il cuscinetto.
andiamo adesso a lubrificare e a rimontare il dispositivo dell'antiritorno. Come potete vedere, uguale, c'è una boccola con all'interno un cuscinetto che andremo ad ingrassare bene prima di rimontarlo. Posizioniamo le nostre viti. Riapplichiamo la guarnizione in gomma . Andiamo adesso a rimontare il blocco dell'avvolgi lenza, diciamo. Mettiamo un po' d'olio anche qui, i meccanismi. E rimontiamo per prima cosa l'archetto e il rullino guida filo, sempre facendo attenzione a rugliare bene il tutto, perché sono oltretutto le parti più sottoposte a stress meccanico. Opposta dell'archetto andremo a riposizionare la nostra guarnizione in teflon. Abbiamo proprio degli incastri obbligati, quindi non si può sbagliare. Il pignoncino di tenuta e la nostra coppiglia in acciaio di fermo. Eccola qui. Andiamo a rimontare il nostro sportellino. E anche quello dal lato opposto.
Perfetto, ci siamo. Possiamo adesso riassemblare le due parti. Andremo a riposizionare il nostro dado. Andiamo a lubrificare e riposizionare il nostro accessorio, che evita che il nostro filo vada a finire accidentalmente al di sotto della bobina. C'è un cuscinetto anche qui all'interno e facciamo caso di riposizionare in maniera corretta questo accessorio inserendo queste parti in plastica nelle apposite scanalature del mugnello. I punti sono obbligati, quindi boccoletta in alluminio, rondella e rondella dentata in teflon. Fate attenzione perché all'interno c'è una piccola guarnizione sempre in teflon che si andrà ad incastrare perfettamente in questa maniera. Possiamo rimontare, abbiamo un ingrassato anche. Andiamo a riposizionare la bobina. Ugualmente qui abbiamo versato anche prima, quindi basta un goccino d'olio all'interno dei cuscinetti da entrambi le parti. E andiamo a riposizionare la mano. Questo è quanto e tutto quello che c'è da sapere per effettuare al meglio la manutenzione dei nostri Big Bike Runner. Questo è tutto ciò che c'è da sapere per effettuare una buonissima manutenzione ai nostri Big Bike Runner. Come ulteriore consiglio posso dirvi di operazioni terminate, di spruzzare una piccola quantità di silicone spray sui nostri mulinelli a protezione sia dal gelo e sia da qualsiasi agente
atmosferico, acqua compresa, che non ci attaccherà nella maniera più assoluta e quindi vi scivolerà via. Basta solamente spruzzarcio e asciugare con una pezzettina in cotone. Ecco qui, i nostri mulinelli saranno sempre come nuovi e pronti a qualsiasi combattimento. Spero di essere stato utile a tutti. La prossima volta andremo a vedere un'altra tipologia di mulinello, un'altra marca, un altro modello, così da essere più utile possibile a tutti. Ciao a tutti e buona giornata!